Benvenuti nella cucina di Casa Paturzo con le mie ricette facili ma gustose. Quest'oggi tutta la puntata è dedicata alla tradizione napoletana con una buonissima pastiera che è sicuramente il dolce più famoso in tutto il mondo che rappresenta Napoli. Una pastiera che si ricollega ovviamente al mito della sirena partenope, no? Che è davvero davvero molto famoso qui a Napoli. Infatti si narra che la pastiera fosse stata inventata dalla sirena partenope con i 7 doni che le facevano sempre i napoletani per ringraziarla della sua presenza nel Golfo di Napoli. Quali sono questi 7 doni? Andiamoli a scoprire. Abbiamo la farina, che è simbolo di ricchezza insieme al grano, abbiamo le uova, simbolo di fertilità, lo zucchero, che vanno proprio a simboleggiare la dolcezza del canto della sirena, e abbiamo poi i profumi, che sono arance e limoni, quindi rappresentano la nostra bella terra. E abbiamo poi le spezie che vanno a dare il significato e la ricchezza dei popoli. E allora andiamo subito a realizzare insieme la pastiera, partendo dalla pasta frolla. Per realizzarla ci serviranno 400 g di farina, 120 g di zucchero, 160 g di burro ammorbidito, 4 uova di cui utilizzeremo 3 tuorli e un intero, e un pizzico di pan degli angeli. Prendiamo la farina, apriamo un po' a fontanina al centro ed andiamo a mettere le uova, 3 tuorli e un intero. Uniamo anche lo zucchero. Uniamo il burro, che deve essere un po' a temperatura ambiente, lo facciamo a pezzetti. E aggiungiamo anche un cucchiaino di pan degli angeli per dare quel minimo di morbidezza alla pasta frolla, che faccia in modo che quando facciamo la fetta non si rompe. Se l'impasto dovesse risultare un po' troppo duro, potete aggiungere anche un goccino di latte. Questo dipende dalla grandezza delle uova che utilizzate. La pasta frolla non va lavorata tantissimo, nel momento in cui tutti gli ingredienti si sono amalgamati e riusciamo a ottenere una palla bella, liscia ed omogenea come questa, è pronta e va messa in frigo una mezz'oretta. Nel frattempo andiamo a preparare il ripieno. Adesso passiamo alla preparazione del grano, che è uno degli ingredienti base della nostra pastiera. Ci serviranno 250 g di grano precotto, 120 ml di latte, 25 g di zucchero, una noce di burro e una scorza di limone. Andiamo a mettere il grano precotto in un pentolino. Mi raccomando, togliete tutta l'acqua. Uniamo lo zucchero, il latte, e la buccia di limone senza prendere il pane. Andiamo sul fuoco. Il latte deve coprire a filo il grano, portiamo ad ebollizione e lasciamo bollire per circa 10 minuti, fino a quando non diventa una crema. Tutto questo a fiamma bassa. Il grano è pronto, lo mettiamo a raffreddare in un piatto, perché per unire tutti gli ingredienti dopo dovranno essere belli freddi. La pastiera è un dolce preparato in tutte le case dei napoletani ed ogni famiglia ha la sua ricetta particolare. Io nella mia aggiungo anche un pochino di crema pasticcera, anche se diciamo che non andrebbe in quella proprio tipica napoletana. Per fare la crema pasticcera abbiamo bisogno di 20 g di amido di mais, 90 g di zucchero, un tuorlo d'uovo,
200 ml di latte, che aggiungiamo poco alla volta per non far formare i grumi. Andiamo a cuocere la crema. La nostra crema è pronta. Mentre raffredda la crema e raffredda un altro po' anche il grano, perché mi raccomando, dovete unirli quando sono belli freddi, andiamo a scoprire gli altri ingredienti che compongono la nostra pastiera. Abbiamo 300 g di ricotta, io generalmente l'acquisto il giorno prima in modo da farla stare un giorno in frigo così che si possa asciugare l'acqua, altrimenti andrà passata. Ci serviranno 3 uova, di cui 2 interi e un tuorlo, 120 g di zucchero bianco e 100 g di zucchero di canna, un limone, un arancio, della frutta candita. Poi andiamo con i profumi. Ci servirà, io metto un po' di strega, mi piace molto, millefiori, cannella e una bustina di vanillina. Andiamo a sbattere le uova con lo zucchero per giusto un minuto. 2 intere e un tuorlo. Adesso andiamo ad unire gli altri ingredienti. Uniamo prima la ricotta. Andiamo a schiacciare. Fate in questo modo, guardate. Lo potete fare anche con un cucchiaio. Uniamo giusto un pizzico di cannella. Con i profumi andate un po' a secondo il vostro gusto, ovviamente. Millefiori. Un goccino di strega. Uniamo anche la vanillina. Adesso andiamo ad unire il grano e la crema. Ovviamente, come vi dicevo prima, la crema è facoltativa. Se vi piace avrà una consistenza più morbida la pastiera, altrimenti soltanto con il grano andrà benissimo. A questo punto perdonatemi per quello che sto per fare, ma la mia nonna andava ad amalgamare tutto con le mani in modo da rompere tutti i pezzettini di ricotta e di far unire bene crema, ricotta e grano. Adesso occupiamoci di arancia e limoni, che sono i profumi della nostra terra. Io ho preso la frutta candita a pezzi perché reputo sia migliore e quindi vado a farla a pezzettini molto molto piccoli. Adesso prendiamo un arancio, bello fresco, io l'ho già lavato ma c'è un profumo inebriante. Andiamo a grattugiare la buccia nell'impasto. Frutta candita sì, ma quella fresca è sempre più profumata. A parte la buccia, la mia cara nonna ci metteva anche il succo di metà arancio.
anche la scorzetta del limone. A questo punto fate sempre un assaggio, in modo da capire se dovete aggiungere ancora un altro po' di millefiori, un altro po' di cannella e farla proprio come piace a voi. Ed ora siamo pronti per realizzare la nostra pastiera. Ho preso la pasta frolla dal frigo, togliamo la carta pellicola. Per lavorare meglio la pasta frolla io ho un trucchetto. Sulla base, per non farla attaccare e per non farla attaccare meno al mattarello, utilizzo l'amido di mais. Quindi ce ne mettiamo un pochino. E andiamo a stendere la pasta frolla. Dimenticavo di dirvi, nel frattempo ho già acceso il forno, che deve essere preriscaldato a 160 gradi ventilato. Perfetto. Arrotoliamo la pasta frolla sul mattarello. E via nella forma. Andiamo a riempire la nostra pastiera. E andiamo a fare le strisce per la nostra pastiera. Le strisce, mi raccomando, devono essere 7 perché richiamano la pianta della città di Napoli con i 3 decumani e i 4 cardini. Quattro strisce di un verso e 3 nell'altro verso. La cottura ovviamente dipende dalla grandezza della pastiera. Questa è una grandezza media, dovrà andare per circa 40-45 minuti in forno. Se ne farete una più piccola basteranno 30 minuti, per una più grande un'ora. La ricetta che vi ho dato più o meno è valida per una pastiera molto grande, oppure per una media e una piccolina. Ed ecco pronta la nostra pastiera, guardate che bella, c'è un profumo in cucina esagerato. Andiamo a mettere lo zucchero a velo soltanto quando sarà fredda. E la nostra pastiera è pronta. È vero che la leggenda vuole che sia legata al mito della sirena partenope, ma in realtà fu inventata dalle suore con i prodotti del periodo pasquale, poiché è legata alla resurrezione.
Pastiera napoletana. Per la pasta frolla abbiamo bisogno di 400 g di farina, 120 g di zucchero, un uovo intero e 3 tuorli, 160 g di burro, un cucchiaino di latte e un cucchiaino di pan degli angeli. Per il ripieno abbiamo bisogno di 250 g di grano precotto, da preparare con 120 ml di latte, 25 g di zucchero, noci di burro e scorza di limone. Per la crema pasticcera ci serviranno 200 ml di latte, un tuorlo, 90 g di zucchero e 20 g di amido di mais. Per il resto del ripieno ci serviranno 300 g di ricotta, 100 g di zucchero di canna, 120 g di zucchero bianco, due uova intere più un tuorlo, una bustina di vanillina, mille fiori, succo di arancio, scorzetta di arancio e limone, un cucchiaio di strega, un pizzico di cannella e frutta candita.